Ciao, sono Giovanni Villani di Letture Metropolitane. Il video che hai scelto sta per iniziare, ma prima ti invito a iscriverti a questo canale, attivare, se vuoi, la campanella, ma soprattutto a farci sapere nei commenti quale talk vuoi vedere prossimamente, in modo da poterlo montare e pubblicare nel più breve tempo possibile. Puoi scegliere tra i 18 incontri di questa 10ª edizione. Inoltre, trovi già moltissimi panel e Lectio Magistralis delle passate edizioni. Ti auguro una buona visione. Ciao! Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Allora, con... Non mi sento! Io. Vedi a cosa porta a stare con mezz'ora di ritardo? Questo è il premio di mezz'ora di ritardo, che la gente è talmente devastata dalla situazione che ora applaude di felicità perché pensa di potersene andare subito. E invece... Allora, grazie per essere qui. Siamo nel momento quello che per noi di Alfa è il più commovente, perché è anche il più esaltante, perché ricordiamo una persona che per noi è straimportante e il cui nome è in questo premio, e soprattutto premiamo una nuova promessa del fumetto italiano. Per fare questa cosa ho un bisogno fisico di avere vicino i miei soci di ARF: Daniele Bonomo, Paolo Campana, Fabrizio Verrocchi e il direttore Stefano Piccoli. Io. Solo per dire io. Tu devi solo dire io. Non sai, scusa, che problema avete voi due? No, scusate, Paolo, quando vede l'arancione non passa. No, c'è un motivo. C'è un motivo. Scusate, so le cose. Come no? Allora, ma voi già avete fatto sta cosa, quindi, ok, avete ragione, scusate, ragazzi, sono 3 giorni di talk, già che uno ricorda la consecutio temporum è un miracolo. In questi posti qui noi abbiamo, dobbiamo far salire su questo palco 2 ospiti d'eccezione, come ogni anno ci onorano di essere ad ARF, Greta e Tiziana Bartoli. Quest'anno con una doppia valenza, perché come ormai sapete tutti, però non fa mai male ricordarlo, ARF c'ha pochi premi, 2 soli, non ha la lista di premi di altri festival, perché capire che premio dare è qualcosa di complesso, perché attiva 1000 dinamiche complicate da gestire e capire chi premiare, anche perché, voglio dire, il fumetto è difficile incasellarlo in una questione di premi. Ci sono fumetti meravigliosi che non hanno mai vinto nulla, fumetti che magari hanno vinto pluripremiati, che hanno poi lasciato poco. Quindi noi però volevamo creare un premio che avesse un'utilità reale oltre che simbolica. Lorenzo Bartoli, oltre ad essere stato uno dei più grandi sceneggiatori di fumetti in Italia e di romanzieri, aveva un dono, che era quello di valorizzare i giovani. Moltissime persone che oggi fanno parte del mondo del fumetto, professionisti del mondo del fumetto, sono passati nella factory di Lorenzo. Una factory che non era una casa editrice, era casa di Lorenzo dove Tiziana preparava la pasta. Io penso siano innumerevoli le riunioni di lavoro che sfociavano nella pausa pranzo, e nel momento in cui noi dicevamo: Tizia, se può mangiare qualcosa, Tizia faceva: se sto aspetta a voi, e già metteva a tavola, capito, con tutto pronto. E questo era Lollo, questa era Tiziana, questa era la piccola Greta che ci ricordiamo noi appena nata, con... Che Paolo mi sa che gli ha dipinto l'armadietto di Greta, sì. Ma sì, perché in un modo o nell'altro Lorenzo Bartoli aveva toccato tutti noi in un modo o nell'altro, era stato parte della nostra crescita, ma non solo nostra. Là vedo per esempio Giovanni Masi, collega di sceneggiatura e di cosa, che io e lui stessi siamo conosciuti a un corso tenuto da Lorenzo. Ognuna delle persone io per dirti presenti... il passaggio dall'autoproduzione a Scorpio e Lancio Story, quindi nel mondo pro, lo feci con Lorenzo, con Napoli Ground Zero. Esattamente, perché Lorenzo era
una mente apertissima, un occhio super acuto sull'individuare i giovani e soprattutto non era uno di quegli autori che si circondava solo di superstar del fumetto, anche quelle, però a lui piaceva tanto raccontare storie e trovare le persone giuste per dargli un volto e quindi, ma pure talenti come Giacomo Bevilacqua sono stati lanciati da Lorenzo, ma mille altri, veramente l'elenco sarebbe infinito, per cui quando si è trattato di ragionare un premio accadeva proprio in quei giorni la scomparsa di Lorenzo, purtroppo, e ci siamo detti che noi volevamo trovare un modo anche per ricordare Lorenzo per sempre, oltre che insomma, nei nostri cuori. E di Lorenzo la cosa più importante non era tanto quanto fosse bravissimo a scrivere, ma appunto questa dote di continuare a guardare ai giovani talenti e a lanciarli. Quindi all'epoca, mi ricordo, ci dicemmo: non vogliamo che una cosa stupida come la morte generi una faccia questa cazzata, e quindi continuiamo a lanciare giovani talenti nel nome di Lorenzo, perché è quello che sicuramente avrebbe continuato a fare nella sua vita. Per cui il premio di ARF è un premio alle giovani promesse del fumetto che diventeranno nomi, e è un premio scelto da una selezione di esperti del settore e di artisti che puntano il dito e l'attenzione su quelli che sembrano i nomi più freschi del panorama e che lo stanno dimostrando, ed è un premio di triplice natura. Al primo posto c'è che è un premio in denaro, e voi direte: e l'arte dov'è? La poesia dov'è? Basta l'arte, basta la poesia. Gli artisti, in un modo o nell'altro, è giusto che vengano ripagati degli sforzi che fanno. Fosse stato per noi, daremmo una borsa di studio annuale per permettere agli artisti di generare dei nuovi fumetti. Nelle possibilità che abbiamo, è un premio in denaro di 2.000 euro che comunque viene dato ogni anno da un gruppo che partecipa, si collega con noi e sponsorizza questa cosa. Quest'anno è CDM Lab. CDM Lab, per cui vi chiedo un applauso. Ora, quindi grazie ai ragazzi di CDM Lab, soprattutto da parte di chi sta per ricevere questo premio. E, in più c'è un premio di divulgativo, nel senso che come tradizione ogni anno chi vince il premio Bartoli poi sarà in mostra ad ARF l'anno prossimo. Quest'anno è toccata a Iris Biasio, di cui avete visto la mostra bellissima nella Galleria delle Vasche. E il terzo è un premio. Ti dico una cosa in più: sì. Dal prossimo anno, proprio perché CDM Lab è il nuovo, diciamo, sponsor del premio Bartoli, ma contemporaneamente è anche il partner del raddoppio di ARF a Genova che abbiamo annunciato ieri, e quindi il premio Bartoli di quest'anno, il prossimo anno, sarà esposto a maggio a Roma e a settembre a Genova, due volte. Perfetto, mi sembra un'ottima cosa, anche perché appunto molto spesso chi sta per emergere trova poca possibilità di lasciarsi notare, e quindi l'idea di accostare ai grandi artisti del fumetto in mostra i nomi giovani ci sembra un po' come quando un concerto viene aperto da una band emergente e quindi comunque riesce ad ottenere tutta la visibilità dei big. E il terzo è un premio simbolico, è la pipa che aveva costantemente in mano Lorenzo e che è anche un oggetto, perché noi siamo dei nerd e ci piace avere gli oggetti a casa. Eppure questa, scusate, io dimentico i nomi. Chi la realizza la pipa? Alessandro Zampieri del Fab Lab Casilina, a cui Alessandro Zampieri del Fab Lab Casilina, a cui facciamo un grande applauso, e sta qui allo stand della regione, di cui abbiamo una diapositiva. E quest'anno voglio dare la parola a Greta e a Tiziana, perché innanzitutto una per chiedere a Tiziana, no, prima voglio chiedere a Tiziana, sì, se com'era dal tuo punto di vista vedere questi pazzi che stavano lì a parlare di allora questo lo potremmo uccidere in questo modo, potremmo farlo morire così non lo scopre nessuno, oppure lui diventa Dio. Guarda, io prima di conoscere Lorenzo, proprio del mondo dei fumetti, ma niente, proprio per me era una cosa, no, non per giudizio, non, proprio non lo conoscevo, per cui ho conosciuto lui, mi sembrava di entrare, sai, Alice nel Paese delle Meraviglie, no? Cioè tutta così, tutta sta gente un po' strana, così che veniva Paolo a casa. Campana.
che veniva a casa. No, ma era una cosa bellissima, bellissima, perché poi fantasia proprio a gogo, la casa si riempiva di fantasia, di parole, no? Di cose. Io mi ricordo di tanti che sono passati, mi ricordo quando Greta era piccola, non mi ricordo chi, forse era, Giorgio. Com'era? È ancora piccola Greta. C'era chi gli faceva il cartellone per portarlo all'asilo, chi, cioè, capito, era una specie di comune, lei andava bene a scuola. Per cui no, era un mondo fantastico proprio, ecco, da lì poi ho iniziato. Io non sono mai stata una grande appassionata di fumetti, devo dirlo, però era però un mondo proprio sì, fantastico, una cosa che proprio sulla, da quel momento, cioè fino a quel momento non ci avevo mai pensato, no? Una cosa del genere. Però nonostante le paste, i sughi e le cose, voglio dire, era bello avere casa piena di gente così fantasiosa, intelligente, così viva, come posso dire, ecco, per cui sì. Dei cialtroni, è vero. E da, insomma, da quest'anno noi abbiamo deciso di far entrare Greta praticamente nello staff di ARF, perché Greta da quest'anno è uno dei giurati del premio Bartoli. Quindi vi chiedo un applauso per il nostro nuovo giurato. Noi abbiamo, possiamo mettere a schermo quali sono i 5 nominati? Allora, quest'anno è stata particolarmente dura ed è un segnale buonissimo, perché quando tutto il comitato scientifico ha cominciato a dare le loro preferenze, a indicare i nomi, inizialmente erano tutti nomi diversi e noi ci guardavamo e dicevamo: ma come tiriamo fuori un vincitore adesso se tutti ci danno nomi diversi? Ora, questa cosa qui, che in termini organizzativi per noi poteva essere complicata, in realtà gridava fortissimo il fatto che stanno uscendo tantissimi emergenti molto molto bravi, cioè che tante persone esperte del settore identificavano persone diverse come ipotetiche promesse del fumetto italiano. Quindi vuol dire che negli ultimi anni c'è una crescita. Io mi ricordo la prima edizione, praticamente tutti dicevano gli stessi 3 nomi. Adesso vuol dire che anche col lavoro che si è fatto negli ultimi anni per le aree self, per incentivare il lavoro dei giovani, anche il lavoro che fanno Francesca e Ariel in area self, ha portato a una qualità generale molto più alta. E questo è oggettivo, perché noi stessi, guardando questi lavori qui, eravamo in difficoltà e dicevamo: vabbè, oh, cazzi di quelli che devono votarli, perché comunque era tutto estremamente valido. Quindi quello che noi vi vogliamo dire, e non è la solita cosa di accontentatevi, è: se siete tra questi nomi qui, e uno solo vincerà di questi, però se siete tra questi qui, vuol dire che il mondo del fumetto si sta accorgendo che esistete, vede quello che fate e dice: questi sono bravi, attenzione, questi sono bravi. Per cui fatevi un applauso a voi. Vuol dire che queste persone qua, da più esperti del settore, sono stati indicati come i migliori di quest'anno tra gli emergenti. Quindi consideratevi già, tra virgolette, premiati per questa cosa, perché vuol dire che gli esperti del mondo del fumetto vi stanno attenzionando, si sono accorti che esistete per la qualità di quello che fate. Quindi già questa deve essere una dimostrazione importantissima. E invece mo credo che bisogna dire chi ha vinto. Io mi sa che io non lo vinto so quello finale invece molto lo dico. Scusate, io mi prendo io nemmeno no, lo so, perché tradizione è qua che lo dica esattamente Greta, quindi scusate un secondo. Io faccio rumore di fondo. Ora non è uno di questi 5. Pensa se non è uno di questi 5 che si sono sbagliati. Pure Alino è un giurato. No, ha vinto Alino. Allora, no, e se avete sentito il gridolino?
c'è un motivo per cui ha gridato un pochino quando l'ha saputo. Greta, allora Greta, chi ha vinto il premio Bartoli 2024, la decima edizione di Arfa? Allora, il vincitore del premio Bartoli è... Oh. Santa Matita. Che per coincidenza era stata anche quella che avevi votato tu. Sì, sì, è stato quello che ho votato io. È quella che ha preso più voti in assoluto. E adesso è in collegamento, immagino, solo che non sa, credo ancora, perché... Ciao, ciao! Noi a lei abbiamo detto che sarebbero stati tutti collegati in questo momento. In realtà è l'unica a cui abbiamo mandato il collegamento. Quindi sei la vincitrice del premio Bartoli 2024. Mi sentite? Mi sente? Ti sentiamo, no. Ti sentiamo benissimo. No, io me l'aspettavo zero, quindi sono anche in uno stato pietoso in bar in questo momento. Ma poi questa cosa che riesci a disegnare senza avere una casa è bellissima. Comunque, guarda, sei stata quella più votata tra tutti. Segno che hai fatto un lavoro straordinario, segno che meriti il premio, segno che meriti di stare in mostra l'anno prossimo e sarai ospite di ARF e vediamo di costruire questa cosa insieme. Oddio, grazie. Tra l'altro io ero già contenta perché non essendo venuta ad ARF quest'anno ero già cioè, giravano le balle la nostra all'ARF, quindi è... così ancora più una roba gigante secondo me. Oddio. Niente, è stranissimo essere percepiti, non me l'aspettavo, grazie. Invece sì, non solo sei percepita ma sei percepita come bravissima, quindi questa è un, diciamo che è un premio ma anche una responsabilità, perché ora voglio dire ci si aspettano tante cose da te ma tanto già le stai facendo in maniera straordinaria. Oddio, grazie. Complimenti. Grazie, grazie davvero. Grazie, un premio bellissimo. Grazie mille. Ovviamente, come dicevamo, anche tutti gli altri nominati al premio devono continuare a dimostrare quanto stanno valendo, perché insomma, in un modo o nell'altro quello che fanno, le loro identità messe su carta sono apprezzate e voglio dire stanno facendo un ottimo lavoro. Ora ragazzi, noi abbiamo un secondo premio. Grazie, che bello che tu, conoscendomi, mi tratti come mia madre. Mauro, mi fa sta cosa. Mauro, di quale premio dobbiamo parlare adesso? Allora, c'è un premio, ma sai che io non sono preparato su questo premio, ma vedo in prima fila due persone che ne sanno allora, molto di più. Per il premio Press Up facciamo salire Francesca e Ariel. Grazie Greta, grazie Tiziana per essere state con noi. Grazie a voi. E Greta, poi ti mandiamo anche le copie per il prossimo anno, se non, certo. Non scappi più come giurata adesso. Allora, il premio Press Up nasce insieme al premio Bartoli proprio perché vogliamo continuare a valorizzare chi comincia a fare fumetti e che probabilmente più di altri ha bisogno di una spinta. Come nasce questo premio? Che cosa fa questo premio? Allora, innanzitutto questo premio appunto promuove in maniera tangibile la realtà vincitrice attraverso il nostro incredibile partner Press Up, che mette a disposizione la possibilità di avere una tiratura di 500 copie alla realtà che vincerà questo premio. Quello che io tengo a dire è come si vota questo premio, perché ci si è lavorato tanto su questa cosa. Posso dire, scusa solo un secondo, perché Press Up? Certo. Allora, tutto quello che voi dovete sapere, che per costruire un festival c'è bisogno di tanta, tanta, tanta roba da mandare in stampa, a partire dai cartelloni, a partire dalle indicazioni, ai cataloghi, agli spillati con le informazioni, alle cose delle mostre, quindi una spesa enorme.
voi guardateci in faccia, secondo voi qualcuno di noi poteva permettersi di gestire una cosa simile? Ovviamente no. Per questo motivo abbiamo cercato un partner e abbiamo cercato quello con cui già c'era capitato di lavorare, proprio come professionisti, mandando in stampa cose, che era PressUp. E PressUp ha oltretutto una sede poco fuori Roma, per cui a noi c'era capitato proprio di conoscere lo staff di PressUp e di conoscere Vincenzo Cirimele, che è il capo di PressUp, Roberta sua collaboratrice, e avevamo visto la passione che Cirimele metteva in ogni cosa, perché che cosa faceva PressUp di differente dagli altri? Quando degli artisti andavano da loro per dirgli mi stampi questo qui, Cirimele, che è dentro di sé un vero nerd fumettaro appassionato, l'altro anno si è comprato degli originali in mostra, cioè viene sempre ogni anno e ora arriva, sta solo in ritardo incastrato in un pranzo domenicale e sta per arrivare, doveva essere purtroppo anche qui lui oggi, e lui è il primo che ti dice aspetta, tu stai stampando questa cosa in questo modo, mi stai dando dei soldi, ma sappi che il risultato che arriverà non ti farà contento, perché magari hai sbagliato questo parametro. Per il tipo di volume che vuoi fare, forse ti suggerisco quest'altra cosa, che a volte era anche meno conveniente per lui di altre. Ma Vincenzo per questa cosa sta proprio in fissa e con noi l'ha fatta anni fa. Cioè noi l'abbiamo conosciuto in questo modo, proprio perché ci aveva aiutato a stampare al meglio alcune cose. Per cui quando è nato ARF gli abbiamo detto senti, la vuoi fare sta cosa con noi? E lui ha detto da paura, bellissimo, aspetta, perché ti chiederemo una mole di materiale infinito e non sappiamo come equiparare se non renderti il main sponsor di ARF e di fare un viaggio insieme per sempre. E lui ha accettato di fare questa cosa, non solo ha accettato all'epoca, ha accettato quando abbiamo fatto Come Vite Distanti, che era quell'operazione completamente no profit, dove più di... grazie. Cioè, dove, insomma, durante la pandemia quasi 120 artisti tra disegnatrici, disegnatori, coloristi, letteristi, sceneggiatori, sceneggiatrici hanno lavorato per una storia per devolvere tutti i soldi allo Spallanzani, tutte le copie sono state stampate e arrivate a casa dei lettori, oltre 4.000 copie, fu l'operazione indipendente fatta a quel periodo che generò più copie, le ha stampate tutte PressUp gratis, senza aggiungere un euro di costo. E in più che cosa vuole fare PressUp? Dice io voglio premiare le giovani realtà, per cui se facciamo il premio a nome PressUp chi vincerà questo premio riceverà gli stampo io il volume, una prima tiratura di 500 copie, tutta completamente a mie spese. Ora magari è un aiuto, a me sembra un aiuto enorme per chi comincia. Sicuramente quindi, intanto è un aiuto simbolico, nel senso che ha valore veramente. Esatto, esatto, assolutamente. E come siamo arrivati a stabilire un regolamento per dare questo premio ai partecipanti, ce lo racconta. Sì, beh, fondamentalmente ha due fasi questo premio che a noi sembravano molto importanti, perché ritenevamo importante che non fosse solo una giuria dei professionisti che votasse chi ha in un'area self, ma che le stesse persone che ci lavorano, che spendono le loro fatiche, il loro tempo, si votassero tra loro. Quindi c'è una prima parte della votazione che è una votazione popolare, quindi ogni gruppo ha a disposizione la possibilità di dare 3 voti e di votare 3 altri gruppi, secondo, perché 3 voti? Perché seguiamo i 3 parametri che dall'inizio del Festival ARF, storie, segni e disegni, portavano avanti appunto l'idea del focus sul fumetto. Quindi. E queste votazioni funzionano molto bene, noi siamo molto contenti perché in realtà portano anche magari chi è più pigro e concentrato sulla vendita, sulla dedica del suo banchetto, a alzarsi a un certo punto nella giornata del venerdì a farsi il giro completo della self-area, a guardare a chi dovrà dare questi voti, ed è molto bello e sorprendente vedere anche che dei gruppi nuovi hanno preso una valanga di voti quest'anno, oppure capire quali sono le tendenze tra gli stessi votazioni. Quindi da questa prima parte di voti escono fuori una selezione, che sono quelle che forse avremo da qualche parte, non so se c'è una schermata per questo, con 5 gruppi che sono i finalisti di questo premio. Ste collettivo viscosa hanno rotto il cazzo.
Cioè, queste sono le persone che in self-area hanno ritenuto maggiore attenzione dai loro stessi colleghi. Che cosa succede a questo momento? Che noi ogni anno selezioniamo una giuria invece di professionisti del settore, di persone che vengono da parti diverse del settore. Quest'anno avevamo Alessio Trabacchini, Giuseppe Lamola, Carlotta Vacchelli e Julien Brujas, che sono dei professionisti che sono andati nei banchetti di queste realtà, del collettivo Viscosa, gli Ultracani, Nalsco, Schiuma Fumetti e Trincea Ibiza, a spulciare tutte le pubblicazioni e a decidere a chi dare questi tre voti. Brevemente, questi tre voti, appunto, abbiamo detto storie, ovviamente non hanno il tempo di leggere tutto l'intero fumetto, ma il soggetto è sicuramente importante, segni, che è il voto che si dà al progetto grafico, al progetto editoriale, e disegni, è il voto al miglior disegno, quello che trovavano migliore. Quindi, a seguito di questa seconda votazione, abbiamo finalmente un vincitore. Greta, vieni. Comincio io? Sì, perfetto. And the winner? La realtà vincitrice del premio Press Up è... Trincea Ibiza! Ben arrivati e complimenti. Complimenti. Grande. Grazie. E ci teniamo a dire che è la prima volta che succede, ma i Trincea Ibiza erano anche i vincitori della giuria popolare, cioè erano quelli che comunque, prima ancora che la giuria dei professionisti si pronunciasse, erano quelli che avevano raggiunto maggiori voti e quindi che erano stati votati da tutti i loro colleghi, quindi doppiamente premiati dai loro colleghi e dalla giuria, sicuramente. E super grazie anche a quelli che non ci hanno votato, grazie. che dobbiamo dire qualcosa? No, cioè, io sono come avete già un progetto in canna per questo? Sì, c'era quella cosa del l'adattamento a fumetti del mondo al contrario di Vannacci. Esatto. Che da domani inizierete a lavorarci su. Prossimo ARF abbiamo ancora 300. Ah, ma c'è una scadenza, tipo devi usarlo entro un anno. No, non c'è una scadenza, non entro penso due settimane. Però sarebbe bello cominciare, secondo me, a fare delle storie che seguono questo l'investimento che viene fatto. Quindi assolutamente questo, sì. Perché lo diciamo sempre, ma in realtà poi spesso perdiamo un po'. Ecco, guarda, faccio un piccolo punto sui vincitori degli anni precedenti, visto che a questo appunto lo scorso anno era stata Lockzin, nel 2019 era stato Attaccapanni Press, prima ancora di collaborare appunto nella Self, nel 2018 Big Comics e nel 2017 erano i Mamma Aiuto, questi erano i gruppi che erano vinto precedentemente. Ricordo che con Attaccapanni Press, mi ricordo perfettamente qual è il volume che è stato... Sì, con Attaccapanni Press abbiamo sfruttato il premio per realizzare Pagine Verdi, che è una guida ambientalista, diciamo, illustrata, con oltre 72 illustratori e fumettisti, ognuno ha fatto una doppia pagina con un tip green per vivere meglio. E, tra l'altro, scusate, approfitto di questa cosa, dato che c'è stato nominato Attaccapanni Press, Santa Matita ha fatto il suo debutto con Attaccapanni Press in Melagrana. È presente in Melagrana 2, che è in vendita allo stand, ed è presente in Oracolo, che è attualmente in crowdfunding su Indiegogo. Quindi se volete leggere... Se volete leggere la prossima storia della nuova promessa, Trincea Ibiza, lasciate i soldi subito. Ora, noi facciamo i complimenti fortissimi a loro, sapendo che qualora avessero vinto il collettivo Viscosa sarebbero salite qui vestite da kaiju. Per cui la prossima volta cercate anche voi di fare delle cose quando arrivate qui, insomma. Ah, ma siamo un po' disorganizzati. Ci prepariamo. Quando letteralmente dici non vinceremo mai, quindi... Ma non in che realtà ti non stavano venendo, cioè ho dovuto insistere. Comunque tutti no, devono non venire. Non esageriamo. No, tu hai proprio detto, ma che è sta rottura di cazzo? Non me va. Va bene. No, benissimo, ottimo, super contento. Grazie ragazzi. Super, potete grazie. Tornare al posto vostro. Io chiamerei qui... Francesca e Ariel di restare.
Daniele Bonomo. Ma ci date la pipa pure a noi? Io non, c'è, non c'è una pipa per noi. Non ci sono pipa per voi. No, è la pipa. Vabbè. Non ci sono. Voi avete detto il premio pressa. Allora rifiutiamo il premio. Premio pressa poco. Allora. C'è una foto di famiglia dei Trincei Ibiza che rappresenta tutto il gruppone di vincitori. È vero, è vero. Vabbè, non avevamo. E dopo poi facciamo la foto con questo premio. Io voglio chiamare qui i miei soci di ARF. Stefano, c'è qui, Fabrizio Verrocchi, Paolo Campana, Fabiana Manuelli, vieni qui, vieni Saskia, Saskia vieni qui, Valeria vieni qui. Non ci sono altri qui dietro. Olga vieni qui, Olga, Chiara vieni qui per favore. Allora, David e Susanna stanno lavorando in Artistalle e meno male che stanno lavorando. E allora, ci tenevo, scusate, a farvi vedere queste persone, perché in un modo o nell'altro, se quest'anno, sì, non mi sembra ci siano altri qui dentro, no, se quest'anno vi siete divertiti ad ARF, in un modo o nell'altro è merito di questa gente qui. Quindi, grazie per essere stati con noi, e è giusto che associate a queste facce dei nomi. Francesca Protopapa e Ariel Vittori rappresentano l'area self, Paolo Campana lavora ai design, che delle cose che vedete, degli allestimenti a tutto, Paolo si occupa di grafica e coordinamento mostre. Fabiana Manuelli è il nostro ufficio stampa meraviglioso. Grazie a Saskia Morelli, a Fox Gallery, le mostre sono allestite come le vedete. Olga è l'aiuto regia che gestisce tutta la regia dei ragazzi lì su. Matteo e gli altri, giratevi tutti a guardarli. Valeria Gobbato, co-conduttrice dei talk e interprete e traduttrice, grazie Valeria. Chiara è riuscita a non farci impazzire qui e a beccarsi anche le cazziate che non meritava. Fabrizio Verrocchi è la comunicazione di ARF, tutto quello che vedete lo fa Fabrizio Verrocchi, tutto quello che vi arriva lo fa Fabrizio, in questo caso è stato tutto il tramite anche con PressUp. Daniele Bonomo è responsabile dell'Area Kids e della Job ARF. Ognuna di queste persone fa mille altre cose insieme, ma queste sono le principali. Il sottoscritto gestisce questa sala qui dentro e vi ringrazio per essere stati con noi. E infine c'è il direttore di ARF, Stefano Piccoli, a cui lascio la parola. Ma non devo dire niente. Io devo dire solo io e basta. Grazie a tutti, la squadra è siamo una squadra fortissimi, basta. Grazie a voi, che, come diceva Mauro, siete il talento di oggi e di domani, cioè già dell'oggi e anche del domani, bella per tutti. Torniamo in scaletta così non accumuliamo ritardi. Grazie a tutti.